Siamo alla stazione di Ulks, è arrivato l'unico autobus del giorno per Clavier. Ha solo 47 posti disponibili, però ci sono centinaia di migranti in fila pronti per accaparrarsi un sedile. Gli animi si sono accesi perché non c'è posto per tutti sull'autobus e l'autista ha chiuso le porte. Ha caricato solamente donne e bambini e ora sta ripartendo, sta andando via. Tutti vogliono raggiungere la Francia. Da Ulks, il confine del Mont Ginevro, dista 20 chilometri. Karim è rimasta a terra. L'unica soluzione che ha è camminare. Spero che le autorità francesi possano aiutarmi. Vorrei restare in Italia, però sto dormendo all'aperto, sono da solo. Ho 17 anni. Io vengo dal Sudan. La situazione è terribile, c'è la guerra. Hanno sparato a mio papà. E ora sono rimasto solo con mia mamma. Ho deciso di andare in Tunisia e da lì a Lampedusa. Eravamo in 44 in una barchetta. Vorrei solo lavorare per mantenere la mia famiglia. Ed ecco la marcia dei migranti a bordo della statale che porta a Clavier, l'ultima città italiana prima del confine francese. E quando cala la notte, i migranti cercano di attraversare la frontiera sperando di non essere visti. La Francia, dopo i massicci arrivi a Lampedusa, ha deciso di aumentare i controlli al confine. La polizia di frontiera francese, oltre a perlustrare le strade, ora batte anche i sentieri. Con le torce cerca tra la foresta i migranti che hanno deciso di avventurarsi per questa via. I migranti sono entrati nel confine francese seguendo i sentieri di montagna e ora sono stati subito intercettati dalla polizia francese. Poi verranno identificati e riportati al confine con l'Italia e da lì ricomincerà il loro viaggio per entrare in Francia. E tornare al punto di partenza significa sperare di trovare un posto nel rifugio Massi di Ulks. In questo periodo notate che ci sia un incremento dei flussi. Un incremento pazzesco. Ad agosto sono raddoppiati rispetto a luglio e nella prima metà di settembre abbiamo avuto gli stessi numeri di tutto agosto. Stiamo parlando di un passaggio nella zona di circa 200-250 persone, di cui si fermano al rifugio mediamente 150 persone a pranzo e 150 persone la sera. Noi abbiamo 80 posti letto e quando non ci stanno più abbiamo delle brandine fornite dalla protezione civile e le mettiamo a dormire nelle aree comuni. Però siamo veramente a tappo, siamo al limite, cioè più di così non ci stanno e continuano a crescere. Voglio andare in Francia, a Marsiglia, per prendere il treno diretto per Madrid. Ma non mi fanno entrare. I francesi mi respingono. Ho provato a dirgli che devo raggiungere mia mamma che vive in Spagna. Io e mio marito siamo perseguitati perché io sono musulmana e lui è cristiano. Così dalla Costa d'Avorio sono andata in Tunisia. Lì violentano le donne, picchiano gli africani solo perché hanno la pelle nera. È un massacro. Vorrei chiedervi una cosa. Noi vogliamo entrare in Francia, ma perché ci fermano? Gli italiani sono molto accoglienti con i migranti, ma la Francia? Vi pare normale? La Francia ha colonizzato tanti paesi africani e ora si devono assumere le loro responsabilità.